Basta, per favore. Beh, che ne pensi? Cosa vuoi che ti dica? È stata una delle cose più bizzarre e incantevoli che abbia mai sentito. Senti, ma stai vivendo un momento incredibilmente magico, perché... Incredibilmente magico. Come si vive così? Si vive magicamente, magicamente. Hai superpoteri. Come un supereroe, sì. Come uno dei Fantastici qua. Aiuto! Oh! Stonerò come una campana e ho capito che mi riesce anche abbastanza bene, quindi potrei utilizzare questa tecnica anche in futuro. Io stono. Sì, io stono. Anche. Solo che quando... È solo che quando ha ascoltato i miei dischi, diciamo, le registrazioni finali sono il frutto di molte prove, e il tour è anche di solito abbastanza rodato. Stoniamo tutti, e a volte stoniamo soprattutto quando a cantare non è la tecnica ma l'emozione, perché l'emozione è sempre un po' dissonante. Senti, un'altra cosa, la protagonista che tu doppi in questo film, sì, è bionda, sì, cosa che tu hai puntualizzato, hai detto, beh, ma io sono bionda. Ma è un modo di dire, è un modo di dire, è una roba tanto per dire una cosa, sai, io non trovo che le bionde siano, io mi farei bionda volentieri a volte, sai, perché mi piacerebbe. Ci hai pensato? Sì, ci ho pensato a farmi bionda, come la Marilyn, mi piacerebbe tanto. Ah, e poi Marilyn diceva I wanna be loved by you. Anch'io. Baby. Ottimo. I want to keep my reputation. Perfetto, la stai sentendo? Va benissimo. Sì? Fuori la voce. Va a vedere al mondo intero cosa sanno fare i vermi. Coraggio. Yes! Dove vai a Pasqua? Non venite a pedinarmi. Ma vado a casa mia. Vado a casa mia. Ma com'è? Natale con i tuoi, com'è Pasqua con... Io faccio Natale con i tuoi, io faccio Natale con i miei e Pasqua con i miei. E se possibile anche Capodanno con i miei. È così. Siamo perché d'accordo. I miei contano. Giustissimo. C'è qualcosa che non deve mai mancare nella tua valigia quando parti per un viaggio? Qualcosa che tu dici, no, questa cosa qui non deve proprio mancare. Da un po' di tempo il pigiama, così dormo bene. Perché sennò prima indossavi una goccia di Chanel numero 5, sì, come sì. Prima lo dimenticavo sempre e pensavo che fosse superfluo, invece senti qua, è importante mettere il pigiama, bisogna metterlo in valigia perché così la notte si dorme più caldi, la notte è importante dormire caldi, sembro una vecchia zia. Poi la notte c'è tutta anche una canzone di grandissimo successo. Sì, anche perché se ho freddo non dormo io. E poi mi va giù la voce, un casino. Noi siamo come atletico, 5T. Noi cantanti, utilizziamo la nostra voce come in realtà gli sportivi utilizzano il loro corpo. Quindi bisogna stare riguardati. Io non mi riguardo tanto, devo dire, però... C'è un posto, questo per concludere, dove tu vorresti andare, un posto al mondo dove vorresti fare un viaggio? Io vorrei andare al caldo. Comunque. Al caldo, al caldo, dove si mangiano poche cose, quasi sempre le stesse. Sono stata in Thailandia, mi è piaciuto molto. Dove c'è caldo e c'è sorriso, c'è serenità e... Posso. E questa è l'unica cosa che conta. Tutte quelle storie sul diventare ricchi e famosi, lasciatele perdere. Li abbiamo fatti ballare. Sì. Saluto l'agenda viaggi e spero un giorno di poter avere anch'io un'agenda piena di appunti di viaggio.